Ok, Kevin. Piacere. Io sono Alberto. Piacere, Roberto. Vedo una voce molto sensuale. In che senso, mi scusi? No, mi piace la sua voce, molto, molto calda. Anche l'immagine del profilo, molto bella. Sono io. Ah, perfetto. Un uomo molto affascinante. Vabbè, conti che Roberto ha un po' un microfono strano, quindi magari la voce è anche accentuata da quello. Magari ha un po' di mal di gola, c'è il cambio di stagione. Prima domanda, lei da quant'è che streama? Quindi lei è un atleta? Faccio calisthenics. Calisthenics? Grande bomber. Anche mio figlio fa calisthenics. E da quanti anni lo fa? Sì, un anno e mezzo. Beh, bomber si diventa, non si nasce. Lei ha visto quindi che gioca a Minecraft? Minecraft ho appena iniziato. Cioè, ho avuto un'esperienza da piccolo, ho giocato. Scusate se la interrompo, ma Minecraft cosa sarebbe esattamente? È un gioco elettronico? Se sa cos'è il calisthenics, ma non sa cos'è Minecraft, è un problema. Però ma è uno di quei giochi elettronici che giocate voi giovani. Ah, mi scusi, è vero, non l'ho chiesto l'età. Allora sì, è normale che non lo conosca. È un gioco a cubi in cui puoi dar sfogo alla tua creatività. Scusi se c'è l'ignoranza di Roberto, che lui comunque è uno dei membri più anziani della compagnia. Scusate, ma io di questi giochi elettronici non mi intendo molto. No, ma si figuri, è normale. Cos'è che faceva tuo figlio Roberto? Non mi ricordo. Ma mio figlio fa calisthenics. Comunque giocava, mi ricordo. E anche lui gioca un po', però diciamo che non conosco molto questi giochi. So che gioca ad un certo GTA. Ah sì, un classico, beh, è un bel gioco. Lei quindi streama su Twitch? Sì, adesso ho iniziato a streamare su Twitch. Ti fotte un po' la salute. Certo, devi molte ore davanti allo schermo. Andare molto forte perché sennò è un casino. Poi dovete fare anche attenzione a quei videogiochi violenti, perché molte persone hanno avuto dei problemi. Vabbè, diciamo che non possiamo scaricare la colpa ai giochi. Secondo me questi giochi proprio ti insegnano a non farli perché hai delle conseguenze. Tipo su GTA, se tu fai casino, cosa succede? Arriva la polizia, quindi ti fa capire che non devi farlo. Ah, quindi è anche educativo. Vabbè, diciamo che Roberto è un po' figlio dei suoi tempi. Un po' off topic, lei è attivo in politica? No, non molto. Lei ha votato quest'anno? No, perché quando hanno votato io ero ancora minorenne. È, diciamo, apolitico, se così si può dire. Non sono molto pratico, quindi dovrei informarmi meglio. Meglio che si informi, i giovani sono il futuro. Lei conosce la teoria del Matrix? Teoria del Matrix, quella che noi viviamo in un Matrix, che in realtà bisogna uscire da questo schema. Lei ci crede a questa teoria? Sicuramente, ma certo, cioè il Matrix è nato da Galileo Galilei, da quando hanno raccontato della terra sferica. Matrix si è sviluppato, possiamo dire, con la rivoluzione industriale. Sì, basti pensare come hanno utilizzato queste nuove tecnologie per convincerci che la terra sia tonda. A parer mio la terra è piatta, lei cosa ne pensa? Non è che credo che la terra sia piatta. Tutti dicono che la terra è tonda, che la terra gira, ma tu in questo momento stai sentendo che la terra gira? A me non sembra che stia girando in questo momento. No, vabbè, di logica mi viene a pensare che se che un corpo enorme il movimento non lo sento, sì, come ad esempio un in un treno, se tu stai dentro movimento. Un treno e lui si muove velocissimo, tu non senti lo spostamento del treno, cioè non è che vieni scaraventato, ti muovi insieme a lui. Comunque un minimo di movimento lo senti, dovremmo riuscire a sentire anche che la terra sta girando. Noi siamo delle persone, siamo esseri umani, dobbiamo approcciare con i nostri sensi. Se i sensi ti dicono una cosa, significa che è quella. Ho visto un esperimento interessante, hanno paragonato una formica a un pallone enorme e hanno fatto vedere come per noi è rotondo e sferico, però per lei è tutto piatto perché è talmente piccola rispetto al pallone che, come noi rispetto alla terra, che sembra tutta dritta e enorme, anche loro sembra allora, enorme e tutta dritta. Le formiche sono degli esseri inutili da schiacciare. Quindi se una formica vede una sfera come una terra piatta, sinceramente non ci vedo un paragone utile. Vabbè sì, in effetti ha ragione, non sono superiori come noi le formiche. Non capiscono un cazzo di quello che vedono, tipo i ranghi come cazzo fanno a vedere con 3000 occhi? Dati, matematica, tutte queste robe qui, non possiamo fidarci completamente, alla fine sono solamente dei simboli. Poi vabbè, sono tutti numeri immaginari, diciamo la matematica, arrivati per esempio alla terza media, quando si comincia a fare l'algebra, che cazzo serve? Se ci pensi, nei numeri c'è... Cioè, non è che puoi contare fino a 20x alla seconda, Diciamo ti può servire in un certo ambito, ma nella vita di tutti i giorni. Potrebbe anche essere che il Matrix ha inventato i numeri, per esempio i binomi, i monomi, per confondere la gente e far veramente credere un concetto di matematica che in realtà non esiste. Purtroppo questi giorni non ho seguito il TGCom 24. Volevo fare una domanda, lei conosce il trenino Thomas? Sì. No, una domanda seria. Io seguo più che altro il TGCom 24, ci lavora una mia cugina, forse anche il TG1, perché mia suocera ha un amico che ha conosciuto qualche tempo fa la tombola di Capodanno, il caporedattore del TG1. Andrew Tate, lei lo conosce, signore? Certo, il Top G. Ti dice che lui sia uscito di prigione, appunto. Sì, sì.
che abbiano fatto un lavaggio del cervello. Ho visto tra l'altro ieri un reel su quell'app con la fotocamera rosa viola, la conoscete? Sì, su Instagram. E praticamente ho visto questo reel qui appunto di Andrew Tate, in cui aveva una barba estremamente lunga e invece un annetto fa non ce l'aveva così. La barba che cresce te è una cosa strana, non è normale, lui non l'aveva avuta così. Ci sono delle teorie che in realtà lui e suo fratello si sono allenati nella stanza dello spirito del tempo, fingendo di andare in prigione per diventare più forti e affrontare il Matrix. Mi son perso. Non tutti hanno visto questo anime, si chiama anime, è tipo un cartone giapponese. Lei ha mai visto One Punch Man? One Punch Man? Questo personaggio è un supereroe e facendo un allenamento misero è diventato fortissimo. È un bomber quindi. Esatto, un bomber. Lei si definisce un Sigma, signor Kevin? Sì, non Sigma, Ultra Sigma, ma Sigma nel modo giusto. Sigma deriva sempre dalla matematica, da quelle cose lì. Io preferisco definirli bomber. Ah, ok. Era un bomber allora. Qualche domanda per testare un attimo il suo livello. Ieri Lecce ha perso contro l'Empoli. Non ci credo. No, perché allora io sono un grande fan del Lecce. E ha perso contro l'Empoli l'altro ieri. Ah, cavolo. Non ho potuto seguire la partita perché avevo un group meeting con il dipartimento. No, scusate, non volevo interrompere l'intervista, ma io ci tengo molto al Lecce. Noi della V12 Company abbiamo il nostro partito. Diciamo un partito di sinistra. Si chiama Partito Nazionale Socialista lì, non so se ne ha sentito parlare. Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori, diciamo. Quello che dietro. No, era tuo padre, mi pare, tuo padre o tuo nonno, comunque lui ha combattuto nella seconda guerra mondiale. Oh sì, mio nonno era sì, è stato un veterano di guerra, c'ho ancora di suoi testi scritti, di sue poesie che fece ai tempi. Purtroppo era un bravo uomo, ma ha sofferto tanto in vita sua. Mi scusi Roberto, ma lei veramente ha dei parenti veramente importanti. Ognuno dei suoi parenti ha un ruolo molto importante o ha avuto un ruolo importante. È proprio una persona importante, Roberto. Allora, mio nonno è stato una persona molto importante. Ha combattuto a fianco dei nostri grandi soldati italiani. Ha perso tutta la sua squadra. È l'unico sopravvissuto della sua squadra. Mio padre giocò nel Lecce molto tempo fa ormai. Adesso a 70 anni soffre un po' Alzheimer. Purtroppo quando gli faccio vedere le vecchie foto, i vecchi risultati, le sue partite migliori, fa fatica a ricordarsi. Che lei probabilmente, signor Kevin, avrà un nonno che ha combattuto nella seconda guerra mondiale. Non ho mai conosciuto i miei nonni, però sapevo di mio nonno da parte di mio padre che è rimasto paralizzato dopo un'esplosione di una bomba. Quindi no, è vero. Viene un po' a ridere perché non l'ho mai conosciuto e mi fa un po' ridere. Non c'è nulla da scherzare. Sì, è rimasto paralizzato, giovane, è morto quando mio padre aveva tipo 8 anni. Ma è rimasto totalmente paralizzato pure in metà. Completamente, stava nel letto. Lei avrebbe intenzione di fare il militare? No. Roberto, per esempio, tu mi pare che comunque hai fatto il servizio militare. Sì, ho fatto il servizio di leva. Facevo parte del team dei paracadutisti. Erano tempi difficili quelli, anche se non c'era guerra, perché... Cosa ne pensa? Vabbè, diciamo che... Tanto voi giovani passate un sacco di tempo sul telefonino a guardare reel e varie cose, TikTok. Una bella leva militare a parer mio farebbe bene a tutti. Può darsi, non so. Vabbè, molte persone comunque lo usano per lavoro. Ti posso assicurare che mio figlio non lo usa per lavoro. Con lavoro ho anche difficoltà. Io cerco di spingerlo a trovare un lavoro, a uscire da questa cazzo di casa, a trovarsi una bella figa, ma niente. È incollata col telefono. In questi tempi le fighe sono difficili da ottenere. Perché anche quelle sono attaccate al telefono. Ci sono molti casini con gli orientamenti sessuali, quindi... Sì, quelle stronzate! Ho sentito mio figlio che mi parlava di un suo amico che diceva di essere gender fluid. Cosa sei? Un liquido? Cosa significa? Non binario? Cosa sei? Un treno? Non capisco. Cosa significa? Se uno nella sua mente pensa di essere qualcos'altro, ha la libertà di farlo. Per carità, basta che non fa male a nessuno e non obbliga gli altri a... Tu hai la merda in testa, tientela per te, ecco. Per esempio, due anni fa c'era questa proposta di legge di Lidia Lezzan, lei cosa ne pensa? Da Zon? Ci guardo le partite. No, Didier Lezzan, non da Zon. Tra l'altro hanno aumentato di un euro l'abbonamento con i figli di Troia. Ma a parte che da Zon, cioè, le partite si vedono di merda, cioè... A parte quello, ma... Allora, le partite si vedono di merda se gioca il Torino. Lei, Alberto, che cosa tifa? Tifo Lazio. Ah, tifa Lazio! Comunque non segue il calcio, Come non la chiamo non io? Lazio.
Ah, io non tifo niente, non seguo proprio il calcio, non mi intrattiene proprio. Come mai non la Va intrattiene il bene, calcio? perdita di tempo il calcio. Ah, il calcio, sinceramente, dai, stai insieme ai tuoi amici, vedi gli atleti giocare, correre, c'è una grande unione, senso di squadra, determinazione nel raggiungere un obiettivo. Sono tanti ideali nel calcio, molto belli. Sì. No, no, diciamo che... Ti prendi una bella Peroni, ti metti a sedere sulla poltrona insieme al tuo migliore amico, ti guardi il Lecce. Una squadra che mi piace è la Sampdoria. Io in generale sono abbastanza diffidente per tutti quelli che non tifano Lecce, però in particolare la Sampdoria. Per me, Alberto, l'intervista può anche finire qui. Spero che tu non tifi Winx, Wings. quel centrocampista. Ah, ok, non pensavo Wings le fate. Ah, no, cosa sono le Winx? La Wind, dice. Ah, la Wind, ah, io sono Wind. Tra l'altro hanno cambiato da qualche anno ormai, ora sono Wind 3. Purtroppo prima pagavo 5 euro al mese, ora ne pago 7. L'operatore telefonico a Kevin. Cop È voce. storage, è storage. Copvoce? Ah, ci lavora mio cugino alla Coop. Ah, È perfetto. il miglior supermercato che ci sia. Infatti, come dice il motto, la Coop sei tu. Io sono un bomber, quindi la Coop è un bomber. Hanno aumentato abbastanza i prezzi dei fruttoli. Prima costavano 50 centesimi. Ora non mi ricordo il prezzo, ma è aumentato di molto. Io li compro perché piacciono a mio figlio, non so perché li mangi ancora, ma... Vabbè. Infatti i fruttoli solitamente li compro alla Conad. Da me, nella mia città, la Conad è l'unica che vende le Peroni. Non so perché la Coop non abbia le Peroni, ma io una partita del Lecce senza Peroni non me la bevo. La mia coppa ha le peroni, infatti le bevo Infatti ogni non lo so, tanto. ma la mia, quelle di Monopoli, non c'è una Peroni in nessuna Coop di Monopoli. C'è la peroni, io infatti ogni tanto la prendo, ogni qualche domenica la La Peroni è la compro. migliore birra. Dici proprio però. Ni. Comunque, piccolo, diciamo, curiosità sulla città Monopoli. Fu chiamata così perché, diciamo, i padri fondatori erano molto fan del gioco Monopoli, perché prima si chiamava Strozzacapponi, dopo che è uscito il gioco. Forse allaga un po', può darsi. La linea è abbastanza pessima. Lavoriamo nella stessa struttura, ma in dipartimenti diversi. Io sono al quinto piano, mentre lui è nel seminterrato, quindi siamo abbastanza distanti. Ogni volta è una rampa di scale, ormai non sono più giovane come un tempo, quindi figurati, la comunicazione. Poi, tipo, l'altra volta ha preso tutto fuoco. Il mio piano praticamente non c'è più niente, quindi ho dovuto prendere tutto e Ah, spostarlo al è seminterrato. vero! John è un nostro collega che fumava sempre all'interno del dipartimento. Gli è caduta la sigaretta, ha preso tutto fuoco, abbiamo perso mezza giornata di lavoro. Bello che l'avevo pure avvertito, lui comunque non ne fregava nulla, infatti l'abbiamo, vabbè, a parte licenziato e poi stiamo facendo anche un processo penale. Per fortuna i pompieri sono dei bomber, sono riusciti a spegnere l'incendio in mezza giornata. Cosa che dobbiamo avere comunque più modem, perché sento che siamo tipo 17 piani di palazzo, comunque bello alto. Diciamo che è un bel casino, specialmente qua al seminterrato non prende molto In bene. poche parole, il vostro palazzo è tipo una Chernobyl. Possiamo dire che è una specie di Chernobyl, già con l'incendio, per fortuna non c'è un reattore nucleare, quello l'abbiamo un po' più in basso, se no minchia se esplodeva quello era un bel casino. Devi essere un vero bomber per resistere a quelle radiazioni. Mia nonna viveva a Chernobyl. Purtroppo non c'è nulla da ridere perché è veramente finita male la poverina. Forse dalla mia immagine si vede, ma ho origini giapponesi. No, dai, comunque è tutta una cazzata. L'ho capito fin da un bel po' che tu l'hai capito e hai iniziato a raccontare stronzate anche te. Ma sì, vabbè, tutto quanto c'è, il modo di parlare, tutto era perfetto proprio, faceva straridere. È stato figo perché anche tu hai iniziato a dire delle stronzate, bellissimo. No, però faceva ridere, non ho mai riso così tanto, ultimamente era da un po' che non ridevo così. Quando mi ha scritto nella chat, ho detto vabbè, magari è vero, poi ho visto l'immagine e la voce, ho detto qua c'è qualcosa che... Qualcosa che non va, diciamo. Esatto, poi mi faceva ridere che aveva sempre un parente, che si collegava sempre con un parente, no? Faceva straridere.